Come sempre, amici, sapete che non vi riusciamo a lasciare troppo tempo senza un'esplorazione. Oggi siamo a quella che è conosciuta come Villa dei Pianoforti. Trovato l'ingresso, Tia? Super. Va bene, allora ci siamo, possiamo entrare. Che bello quando è così, proprio pulito, semplice e genuino. Eccoci qua. Mamma mia, amici. Che bordello. Ah. Ok, qua c'è un sacco di bordello. Va bene, e vediamo. Madò. Ma che roba! È Ma che bellissimo. bello sto salone! Porca miseria! No, amici, è spettacolare! Cioè, guarda anche qua con tutto il carrellino dei liquori, dei super alcolici! Abbiamo il Bellissimo! Puntemes, il carpano. Li conosci? Sì, questo qua sì. Ovviamente sono cose da paganti, quindi. Prima, seconda cosa di qualche anno fa. Questa china San Benedetto, secondo me, ricorda veramente l'età di mio nonno. China, potrebbe China? essere Cina? No, è china china. Ah, Si chiamava china, gradi 33. madò. Questo è vecchissimo. Ragazzi, già c'è un tuffo nel passato tipo a 1 metro dall'ingresso, benissimo. Cosa hai notato? Dietro di te c'è anche una fantastica Singer. Madò. Questo ormai, allora, fa ridere dirlo, siamo quasi Sì, abituati, ormai quelle lì ne però è troviamo sempre ovunque. bello. Tra l'altro Sempre questa è bello. addirittura completa con sotto la pedana con la firma Singer, bellissimo. Bene ragazzi, direi che, cioè, La siamo partenza partiti a è cannone. Eccezionale questa stanza, anche il soffitto a cui non ho dedicato ancora delle riprese è bellissimo. Siamo sicuramente in una struttura molto molto antica. Potremmo parlare degli anni 20, anni 30, cioè proprio anche dalle decorazioni, dai mobili, da come è messo giù tutto. Cioè guardate questo fantastico lampadario che è dietro di me. È una cosa magnifica. Ora vi faccio vedere tutto. Sarò un po' nostalgico, ma questa vetrina mi ricorda un sacco Villa dei Segreti. Che bello, quando abbiamo aperto abbiamo trovato tutti i bicchieri dentro, esattamente come oggi. Sì, anche qua super pieno. Guarda qua, tutti i boccali in alto, grandissimi. Sì. Questi invece sembrano tipo tazzine per il caffè. Questo che diavolo Grappa, è? Grappa? fine grappa Libarna Cristaldo. Wow, mai visto una roba del Ce n'è genere. dentro, Sì, guarda anche qua dentro che bella questa foto. Sembrava, amici, perché qui dietro, come potete vedere, c'è un lampadario. Sembrava questa stanza, invece purtroppo non lo è. Qua invece c'è una piccola moka per tipo una, due persone. Quanto caffè ci può stare dentro, tu che ne consumi in Beh, quantità no, io industriale? non bevo caffè, ma penso sia da due. Come prima stanza, amici, di questo luogo è un qualcosa di magnifico. Spero di aver fatto abbastanza clip per rendergli veramente onore, perché ci sono delle cose uniche, quindi merita assolutamente che abbia una bella parte in questo video. Ora però chiedo l'aiuto dei ragazzi, perché ovviamente io farò molta fatica a filmare, perché ci sono delle lettere sul tavolo, che adesso ve Arrivo. la faccio vedere da dietro.
Però è sempre per non dire ovviamente i nomi di chi ci abitava, magari ci sono vie, indirizzi, tutte ste menate. Prima delle lettere io partirei da questi fantastici 45 giri. Che questo lo posso filmare, Questo lo puoi ottimo. firmare, c'è Michelino e il suo complesso che io personalmente non conosco, non l'ho mai Non avevo sentito, mai avuto la fortuna però lei di... sta con te di Gino Paoli, già è un po' più comunque Ah, famosa. Vogliamo certo, parlare di anni? Qua mi sa che stiamo negli anni 60, se non più indietro, ok. apriamo. Quando tu, ricordiamo, avevi già 20 anni. Io avevo già 20 anni, qua ci abbiamo 1900. Figata. Mamma, non c'è. Bellissimo comunque il fatto che siano rimasti intatti qui sul Qui tavolo. abbiamo trovato un fantastico bigliettino, crediamo, di Natale, vediamo un po'. Eh sì, Natale 1971. Che Auguri per il bello! Natale e il nuovo anno. Cioè, aspetta, 1971. Esatto. Ti rendi conto? 40 anni fa. Qui andiamo avanti con invece spartiti musicali. Che bello, no, ma tra l'altro qua veramente sono Tra super l'altro nuovi, pieni. veramente Eh sì, cioè nuovi. adesso faccio questa zoomata dove comunque se potete vedere amici che a parte lo sporco naturale che c'è nella ruggine delle graffette che unisce le Sono pagine, tutto nuovissimi. il resto è completamente limpido, bianco pulitissimo. Guarda queste riviste, ma di che anno sono? Qua mi sa che andiamo molto, ma Wow! molto in... Ma Armando Testa. cazzo! Ma ragazzi, ma saranno robe degli anni 40 queste, per Vediamo forza. se Guarda c'è proprio qualcosa. il nero come printato. Vediamo se c'è scritto per caso in fondo qualcosa. 59 59. 1959. 59 Monza. No, ma sono spettacolari. Ma guarda anche questo. Ragazzi, cioè, vi Questo giuro, mi sta piacendo era Eliodo tantissimo. e le storie tese Sì, in il padre anticipo, Armando proprio. Frang. Mentre il buon Tia ci sta mostrando degli spartiti completamente Scritti a mano. scritti a mano. E che mano? Che bello, tracce super precisi. Sì. Bellissimi. Anche questo, ragazzi, cioè, voi pensate. Cioè, quando non c'erano le stampanti o comunque se non c'era internet, per cui o li compravi o non li avevi certi spartiti. Tutto E qua a mano, magari, senti sai, la l'ha carta intravista da molto leggera. qualcuno e se l'è ricopiato pur di tornarla a casa. Cioè, una roba che se ci penso mi viene da pelle d'oca. Quanto è facile oggi reperire uno spartito, quanto era difficile all'epoca sia avere un pianoforte in casa, perché avere un pianoforte in casa era difficile, ma anche comunque avere tutta questa passione, stare lì a trascrivere interi spartiti musicali. Comunque amici, che dire, questa prima stanza ha già regalato un sacco di emozioni, ma già da questa porta abbiamo intravisto quello che ci aspetta e preparatevi perché sarà un qualcosa che vi piacerà tantissimo, sono super felice di questo. Epico, oggi veramente epico. Ora sono fermato sul pavimento che è veramente super bello. Che dettagli se ci pensi. Cioè non è una roba di tutti i giorni. Sono piastrelle di Elevate. un certo livello. Perfetto amici, continuiamo, andiamo a esplorare la prossima stanza. Il buon Carlo ci fa da catadriotto. Con questo strumento raccogli... Boh, Insalata sì, forse. può essere. Anche qua, guarda, ci sono altri attrezzi da cucina. Un bellissimo stereo lasciato qua, bellissimo. Questo è proprio super vintage, Carlo. Una radio. Wow! Ma bellissima, sdraiala, quanto è bella! Ma che Aspetta, cos'è, è al scusa? contrario. Ma è tipo una sorta di È un giradischi giradischi. portatile. Credo di sì. Bellissimo. Vediamo Tipo a mo' di un valigetta. po'. Eh sì. T Spettacolare. Grundig TK20. Uno qua E uno e qua. l'altro Peccato, qua. Poi adesso si è tutto rotto. cavolo, quanto sarebbe bello provare a farlo Magari a farlo partire. ripartire, ma... Sì. Qui a terra purtroppo inevitabilmente ci troviamo sopra dei vinili Sì, purtroppo molto i miei piedi belli. hanno E questi sono tutti vinili gli di musica album. classica. Sì. Purtroppo Questo non so chi ormai... sia. Fanfara. Qua c'è la fanfara. E lì dietro vedevo, ascoltato qui a terra, lo schiaccianoci, Ah, Romeo e ok. Giulietta. Qua sta facendo cadere Bellissimo. tutto, ma purtroppo Purtroppo è la condizione... inevitabile, siamo veramente tanto stretti. Come ovviamente potete capire, non siamo i primi a visitare questo luogo. Evidentemente c'è stato qualcuno prima di tutti gli esploratori che è entrato a rubare e ha deciso di ribaltare completamente ogni angolo della casa. Gli esploratori che sono venuti dopo di noi si vede anche che hanno fatto un po' di pulizia in modo da cercare di preservare quanto di più bello c'è in questo luogo. Ora siamo in mezzo a questo corridoio pieno di cose bellissime, ci potremmo fermare ore e ore a farvele vedere. Ovviamente il tempo non è tantissimo.
non è mai dalla nostra parte, per cui proseguiamo facendovi vedere gli ultimi dettagli di questa stanza, ma poi portandovi in un'altra stanza altrettanto bella. Guardate qua, Carletto, questa scatola con dentro tutte delle tazzine un po' protette da della carta in modo che non si rompevano. Qui dentro addirittura ci sono ancora dei vestiti. Wow, guarda che sono uscito un sacco di zanzare. Madonna, ma che zanzare enormi. Eccole lì. Devastanti, veramente. Direi, ma anche che forse se chiudo... Hai visto com'è bello foderato, tra l'altro, sì, questo sì, armadio? Veramente tutto molto bello. Anche qui dentro, guardate questo bellissimo cappello. Cioè, sono cappelli che ricordano un po' Mary Poppins. Molto, anche molto qui bello. Le zanzare si dominano. Ogni cosa che sposti, vedi una valanga di zanzare salire. Va bene, Carletto, direi di andare nella prossima stanza. Qui sarò io per primo ad entrare e a scoprire tutto. Madonna, ma ci sono ancora i bicchieri pieni di liquore. Ma che bella! No, amici, è spettacolare. Guardate proprio la pienezza di ogni mobile. C'è ancora tutto, ma soprattutto questo. Questo è veramente tenuto ancora perfettamente. Wow! Che bello! Questo, scusate, c'è scritto la firma, che nome dà? Happy. Che mi sa che è quello che vive qua, si chiamava sì, così, quindi era lui, tra l'altro, l'artista. Direi. Bellissimo, super super figo. Sappiamo di avere anche dei fan bimbi. Che bello, e ma qua è conservatissimo. Ce lo facciamo vedere per loro. Predecessore della Trudy, proprio. Sì, cioè zero ragnatele. E poi, come vedete, era qua, lo rimettiamo a posto. Esatto. Amici, anche questa stanza è una figata veramente pazzesca, cioè quello che c'è all'interno di ogni credenza, di ogni armadio, cioè ci si chiede proprio per quale motivo sia stata abbandonata così. Tra l'altro stiamo anche cercando di ricostruire un po' la storia, era una famiglia molto facoltosa, come avete visto, musicisti, gli piaceva un sacco suonare al pianoforte, non abbiamo trovato altri strumenti per adesso, ma sappiamo che erano dei grandi proprietari di immobili, tant'è che a Genova possedevano parecchie case. E nulla, continuiamo con l'esplorazione, vi faccio vedere il pavimento di questa stanza che è magnifico, e poi andiamo direttamente alla scoperta della cucina. E anche quella l'ho intravista ed è super figa. Vero, Tia? Ok, andiamo a vedere questa fantastica stanza della cucina. Wow, ci è rimasto tutto. Quanto piccola, è intima, ma caratteristica. Sì, 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 molto piccola ma caratteristica. Ovviamente, amici, come potete vedere, non è frutta vera, è frutta finta, questa che è qua più avanti. E di fianco ci sono tutte le sorprese dell'ovetto Kinder. No, è veramente stupenda, ragazzi. Che bella, guardate quante piccole cose. Addirittura questa piccola macchina da cucire, che nella ripresa sembra grande, ma guardate, è grande come una mano praticamente. Qua invece abbiamo tutta la zona del lavabo, del lavandino, con sopra tutti i piatti, i bicchieri che stanno scolando, delle mini dispense. Che bella questa foto, guardati. Mi sa che questa è una di quelle robe che si danno quando muoiono le persone. Proviamo a vedere dietro se ci sono delle date. Plastificata. Sì? Sì. Che dice? Dice A... 28-2-1906, sì. Data di morte 17-2-1981. Porca miseria, che impressione. Tra il resto un nome antico. Thank you.